Bye. Siamo al Consorzio Appuntamento d'Incontro. Quest'oggi ho il piacere di ritrovare Emanuele Confortin, che saluto e che ringrazio per la disponibilità, con il quale abbiamo già fatto delle interviste, perché dovevamo presentare a suo tempo un progetto interessante che riguarda un famosissimo eh, alpinista bellunese, Riccardo Be. Il titolo di questo tuo documentario? L'ultima via di Riccardo Be. Tu ti sei fermato proprio sull'attimo che lo ha reso famoso, purtroppo in un drammatico momento. Qual è quest'ultima scalata? Eh, in realtà via. è un gioco il titolo perché. Ehm andando al cinema a vedere il film o guardandolo in televisione, si può pensare che l'ultima via sia la via in cui lui è caduto. La storia non è uno spoiler, è la realtà. Eh, Riccardo Ben, nel dicembre 82, è caduto sulla parete nord della Nier. Però in realtà, eh, chi vedrà il film capirà, eh, il racconto eh, parla della via, anche della via in cui lui vissuto delle pareti in cui lui ha amato, dove lui si è sentito vivo, quindi eh, c'è un, una scalata di una via particolare eh, che porta anche il nome. La parete stessa porta il suo nome, ed è la via dove lui è l'ultima via che lui ha aperto in solitaria, eh, sempre sulla Niera. Ed è quella la via, l'ultima via di Riccardo Beh dove lui ha vissuto. Tra l'altro, che tu hai fatto. Sì, eh, faceva parte del progetto ripetere eh, questa via, eh, non senza difficoltà, perché l'Agnera e il meteo non sempre vanno d'accordo e quindi per un'estate intera abbiamo dovuto eh, come dire, aspettare l'opportunità, avere il team a disposizione di persone e eh, siamo riusciti all'ultima finestra di meteo utile a settembre. Come ti è venuto in mente di raccontare la vita di Riccardo Bello? Eh, Riccardo Bè eh, in modo molto breve quando io ho iniziato a interessarmi di arrampicata e di pareti eh, mi sono innamorato subito della Val di San Lucano e dell'Agnari in particolare perché è la parete dolomitica più grande in assoluto 1500 metri la parete nord 1600 metri lo spigolo nord e eh, per passione, per eh, interesse ho iniziato a leggere molti libri di storia dell'alpinismo e eh, a conoscere nomi come Castiglione e Tassis eh, Massarotto, eh, Cozzolino tra questi nomi c'era anche Riccardo Bè, e poi approfondendo la sua figura ho capito, eh, ho intuito alcuni aspetti della sua personalità che hanno esercitato un grande fascino per tanti anni finché ho deciso di eh, dedicargli un lavoro. Non è stato facile perché molti parlano di Riccardo Be, però le persone più vicine a lui mai avevano voluto parlare, che sono i familiari. E tu però sei riuscito in questo. Esattamente. Eh, era l'autunno 2020 che ho chiesto di incontrare eh, la moglie Carla, le figlie di Riccardo Be, Valentina e Federica. Ho presentato un po' il mio lavoro, anche precedente, come eh, mi occupo da tanti anni di, di, di persone, di comunità anche all'estero, in Himalaya, ho lavorato eh, molto nel mondo e eh, gli ho spiegato la, la volontà di approfondire la figura del marito e del padre con grande rispetto. E, eh, ho mantenuto fede a questo uh, impegno, mi sono preso con loro e hanno capito comunque la bontà del progetto e hanno, diciamo, uh, si sono messi a disposizione per lasciare delle testimonianze che sono veramente molto importanti. Poi, con tanti amici, molti di questi ancora viventi, che ancora nelle immagini e nelle interviste si commuovono quando parlano di Riccardo. Quindi, evidentemente, era una persona dall'umanità particolare, molto pregnante. Assolutamente sì, La, gli aspetti più affascinanti della figura di Riccardo Bè, così come sono stati testimoniati, al di là della, dei familiari stretti, anche i fratelli Adriano e Gianni, eh, dagli amici, è proprio che eh, era una persona che aveva una grande cultura. Una formazione universitaria da ingegnere, eh, insegnava all'istituto tecnico qui a Belluno, eh, aveva uno studio di ingegneria, quindi era una persona molto strutturata, aveva una grande complessità, una persona di spirito molto mm. eh, estrosa e di compagnia, ma quando Andava in parete e, è come se uscisse una seconda uh, personalità, una personalità sì. molto schiva e selvaggia, se vogliamo, ed è questo che ha creato negli anni uh, il mito di Riccardo Be. Anche questo, cioè il fatto che lui andasse in montagna, uh, vivesse delle esperienze straordinarie, molto importanti anche a livello psicofisico e poi tornava come nulla fosse, non raccontava niente a nessuno e tornava uh, nello studio o tra i banchi di scuola. Allora, questo finché io ho visto e che trasmetteremo, eh, racconta anche di una persona che si preparava moltissimo, però poi improvvisava anche tanto in parete. L'alpinismo, soprattutto l'alpinismo nell'ignoto, lui andava ad aprire molte vie, impone una base, una dose di improvvisazione che è fondamentale perché non sai cosa troverai, non hai le relazioni. Oggigiorno quando noi andiamo a scalare su vie già note abbiamo una relazione da seguire con indicazioni sul percorso. Lui non aveva questa fortuna, quindi l'improvvisazione serve per adattarsi ai problemi che si incontrano durante la salita. E lo faceva anche perché era un periodo storico di transizione tra un modo di andare in montagna tra classico e eh, un'evoluzione che era in corso che avrebbe portato un'arrampicata più simile a quella odierna, anche con l'utilizzo di attrezzature nuove. E lui ha vissuto, come altri alpinisti, ehm, quel periodo di transizione che prevedeva anche la sperimentazione di strumentazioni. A proposito di questo, tu racconti nel film che lui saliva delle vie impegnative con scarpe da ginnastica che si potevano. Devono usare per camminare in città assolutamente sì e non c'erano ancora le scarpette da roccia quindi o si andava dalle pedule di cuoio, gli scarponi, quelli pesanti che ha usato per molto tempo e eh, poi utilizzavano le famose Tepa Sport, che sono diventate un, una calzatura leggendaria, eh, proprio perché in quegli anni eh, gli arrampicatori di punta le utilizzavano, e eh, ho anche avuto, la, ho, ho saputo un aneddoto dove probabilmente Riccardo Be ha conosciuto le, le, le Tepa Sport postumo alla realizzazione del film, mi ha dispiaciuto molto. Brevissimamente sulla via Carlesso in torre Trieste, a, era con Franco Miotto a ripetere la Carlesso su questa torre magnifica, sono arrivati Lorenzo Massarotto con Giorgio Poletto. e Entrambi, Giorgio Poletto e Massarotto, avevano le teppa Gli altri due, Be e Miotto, avevano gli scarponi. e Riccardo Be ha detto: Cavolo, con quelle scarpette voi andate veloce. Vedo, li hanno superati e il giorno dopo è andato a prendersele e da allora ha usato le teppa sport. Sì, racconti di un alpinismo? È un po' abusato questo termine, però obiettivamente, vedendo perlomeno quello che c'è adesso, eroico, perché questi andavano con abbigliamento, molto spesso una maglia di lana, con corde molto più pesanti, con un'attrezzatura notevole e poi a rischio proprio il recupero la, diciamo, non previsto se succede, succedeva qualcosa. Sì, era un altro modo di affrontare le montagne. Eh, non esisteva il soccorso alpino strutturato come oggi, i soccorsi probabilmente c'erano, infatti è intervenuto l'elicottero quando nel dicembre dell'82 è stato dato l'allarme, anzi era gennaio ormai. Eh, perché non tornava, non, non si avevano più notizie di lui della Niera, però erano degli interventi che avvenivano se qualcuno avvisava eh, i soccorritori: non c'erano i cellulari, non c'erano collegamenti radio, quindi era molto più complesso. Oggi sembra eroico, all'epoca era il meglio che potevano permettersi. Insomma, senti nello sport molto spesso si citano questi nomi di eh, personaggi straordinari eh, che hanno un talento che non può essere ripetuto. A me vengono in mente, non so quali. Guardavo ultimamente una trasmissione su Senna, su Villeneuve. Lui può essere paragonato a questo. Cioè, un talento che va oltre il comprensibile, un istinto, in quel caso per le automobili, qui proprio per la montagna, capire dove bisogna mettere le mani, come salire, i gesti. Assolutamente sì, Adesso io non mi permetto di paragonarlo a Senna o a altri mostri sacri del, dell'automobilismo, è però però un genio lui. Nel suo, nell'alpinismo, nell'alpinismo nel territorio bellunese, ma anche per l'alpinismo alpino dell'epoca, eh, Riccardo Bè eh, si è distinto per una forza e una capacità, un motore interno, mentale e fisico veramente straordinari, fuori dal comune, e aveva una grande capacità di eh, interpretazione della parete. Coraggio e um, intuito, uh, il fiuto per, uh, per la via e capacità tecniche. Nel film tu apri con una visita ad una famosa palestra di roccia che è la, quella di Valgallina, in che contesto la, la racconti? Allora, la Valgallina è dove Riccardo ha fatto i primi passi in arrampicata e dove poi andava a scalare per tenersi in forma e ho voluto come. Chiudere un cerchio, perché lì uh, iniziamo l'esordio del film, è in Valcallina con i nipoti di Riccardo e accompagnati da Luca Vallata, guida alpina bellunese che mi ha aiutato in questo progetto e che inizia a raccontare la storia del nonno e poi si prosegue. Eh, c'è una testimonianza molto dolce, molto particolare. Al ai piedi di questa grande parete c'è un bivacco che è il Cozzolino. E tu sei stato e hai filmato l'arrivo in questo bivacco della figlia, per quale motivo? Allora, anni fa eh, Valentina eh, era andata a vedere, eh, desiderava vedere dove aveva trascorso l'ultima notte il papà e aveva trovato all'interno del bivacco un ritaglio, un plastificato di un articolo di giornale dell'epoca che un po' salutava Riccardo Be. E aveva un po' di da tempo, non si sentiva, aveva dei sensi di colpa, diciamo, per aver sottratto al bivacco una testimonianza, un ricordo. E quindi abbiamo deciso assieme di ritornare al bivacco e di riportare quel, eh, quel ritaglio di giornale che lo scorso anno sono tornato ed era ancora lì bello appeso come lo ha messo Valentina. Ed è stato insomma quasi anche per lei la chiusura di un cerchio. Abbiamo quasi terminato il tempo a nostra disposizione, che progetti hai adesso? Eh ho il piacere di aver ripreso a raccontare eh, le Dolomiti e l'alpinismo in Dolomiti con un progetto iniziato l'estate scorsa che riguarda eh, Renato Gobbato, un alpinista di pianura che è stato un po' ha vissuto lo stesso tempo eh, di Riccardo Be, eh, lo sto raccontando in modo completamente diverso, però il sunto è comunque eh, l'alpinismo, l'attività in Dolomiti e anche un certo modo di vivere eh, la montagna e le pareti. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, siamo stati con Emanuele Confortin che ha realizzato questo film dedicato a Riccardo Bè, peraltro persona molto conosciuta, più volte c'è stata l'occasione di ricordare le sue imprese e soprattutto la sua personalità. Ti ringraziamo anche per darci la possibilità di trasmetterlo, da ricordare che tu hai vinto un premio al Trento Film Festival proprio con questo documentario. Sì, è il premio al miglior film di alpinismo. Complimenti, naturalmente. Grazie. grazie Emanuele, grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento dell'ascolto e della visione dei nostri programmi.